comune di Parma. Sta infatti vox il ricorso dell'associazione Monumenti. Nuovo round giudiziario al comune chiamato a giudizio, così come è accaduto su diversi temi come metropolitana, penale vecchio e appunto Chiaia, dall'associazione Monumenta. E così come è accaduto con le recenti sentenze del Consiglio di Stato, anche il TAR di Parma ha dato ragione all'ente comunale, respingendo il ricorso con il quale l'associazione aveva chiesto l'annullamento di vari provvedimenti adottati dall'amministrazione e che riguardano la riqualificazione del mercato storico della città. Non solo il ricorso è stato respinto, ma sempre il TAR ha deciso di addebitare parte delle spese giudiziarie, 7.000 euro in tutto, ai ricorrenti. Legittimi gli atti compiuti dal comune quando si è trattato di sopprimere i box piuttosto che di bandire della gara pubblica. Eccesso di potere e illegittimità derivata, queste le accuse contenenti nel ricorso, accuse che però il TAR non ha accolto. In particolare circa la gara pubblica, la posizione evidenziata nel ricorso risulta superata dall'accordo firmato dal comune, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che ha autorizzato l'intervento di riqualificazione. Sul ricorso invece presentato contro la soppressione del mercato giornaliero dei box, secondo il TAR risultano palesemente inammissibili le censure dei ricorrenti in merito alle scelte fatte dall'amministrazione. Censure che hanno al fine ultimo la sostituzione dell'idea di riqualificazione della piazza a quella non gradita e disapprovata sotto i profili estetici e urbanistici, sempre riguardo alla soppressione del mercato giornaliero.